Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con A Colazione. Siamo a Roseto in questa mattinata di praticamente metà ottobre e per stamattina parleremo di ciclismo a tutto tondo, perché poi affronteremo tanti argomenti, non solo proprio da un punto di vista sportivo. Per quanto riguarda abbiamo con noi Silvio Cappelli, team manager dell'area 259, poi andremo anche a spiegare bene. Grazie di essere con noi. Niente, grazie, buongiorno a tutti. Lo ritroviamo a distanza di qualche puntata, è venuto a trovarci non molto tempo fa, ricordo, e abbiamo affrontato anche in quel caso l'argomento. Rinfreschiamo un po' la memoria per quello che ci stanno vedendo. Da come nasce il nome Area 259 intanto di questa società? Tutti me lo chiedono, 259 perché in Val Vibrata c'è questa strada che collega proprio l'entroterra verso il mare, si chiama statale 259, e quindi mi è venuta l'ispirazione per accorpare un po' tutto il territorio, ecco. Una società che è nata soprattutto con tanti progetti, poi li affronteremo, col tempo si è fatta conoscere anche a livello nazionale e non solo, ovviamente l'area 259, la strada 259 perché poi l'attività prevalentemente si fa su strada. Sì, su strada, ma voleva solo accorpare un po' il territorio, ecco, perché collegava tutti i paesi della Val Vibrata. L'area 259, diciamo, Silvio è il team manager, da quante persone poi è composta? C'è il direttivo, più ci sono dei collaboratori, quindi cerchiamo di darci una mano compatibilmente con gli impegni che ognuno ha, con il lavoro, quindi cerchiamo di portare avanti dei progetti, la scuola di ciclismo, insomma, ecco, piccole cose, però insomma cerchiamo di, come dire, di dare voce a questo movimento. Trofeo Villa Marchesa Sant'Egidio è uno degli appuntamenti, diciamo, clou della stagione. Sì, Area 259, devo essere sincero, l'ha ereditato da una vecchia società e lo organizziamo, siamo partiti, diciamo, con i piedi per terra. Ogni anno stiamo andando avanti con molti sacrifici, perché devo dire che sia l'associazione che ci dà una mano, che è Progetto Futuro Insieme, sia altri collaboratori, sponsor, quest'anno ci ha aiutato anche il comune, devo dire che riusciamo ad ottenere buoni numeri, e arriva grazie grazie, gentilissima. E buoni numeri perché lo scorso anno abbiamo registrato 150 ragazzi, tra esordienti e allievi, e quest'anno poco meno, quindi sono numeri importanti venendo, insomma, sono ragazzi che vengono da mezza Italia. Anzi, quest'anno siamo stati onorati della presenza del campione italiano a cronometro, allievo Finn, del Trentino se non erro, e insomma siamo stati proprio come gara, siamo stati bene, perché chi è venuto ci ha accolto, cioè, c'è stata la viceversa, cioè loro hanno accolto, sono rimasti entusiasti del territorio, il percorso, quindi è una gara che va da sé ormai, ecco, va sempre curata, va sempre spinta, c'è sempre da lavorare, quando c'è un'organizzazione c'è sempre da lavorare, però devo dire che questa gara piace, ecco. E poi, come hai detto, con testimonianza di quanto appena detto, tanti gli iscritti, poi le categorie juniores, allievi, esordienti, quindi un po' tanti partecipanti. Sì, allora, proprio il trofeo Villa Marchesa è esordienti allievi, sì. Juniores l'abbiamo fatta a Nereto, perché quest'anno il trofeo multidisciplinare l'abbiamo esteso anche alla categoria internazionale juniores, l'abbiamo estesa. E devo dire che anche lì c'è stata una discreta partecipazione, anche se ancora non viene compresa la multidisciplina a 360 gradi da parte di molte società.
però noi ci crediamo e quindi con questo format che Area 259 l'ha registrato e quindi cerchiamo di spingere, sperando che nel futuro, in un prossimo futuro, possa avere più risonanza, possa attecchire su tutto il territorio nazionale, perché poi quest'anno con il trofeo multidisciplinare cosa abbiamo fatto? I ragazzi non vincevano solamente la maglia e la medaglia, i primi hanno vinto praticamente uno stage con i tecnici nazionali al velodromo di Mondichiari, quindi è comunque un trampolino di lancio, vuole essere il trofeo multidisciplinare, oltre al discorso territoriale, quindi del turismo, di portare persone sul territorio. Questo è un discorso da ampliare con gli enti, con le associazioni locali, con il territorio, affinché possa partire in modo concreto. Ecco, fra qualche istante affronteremo proprio l'argomento enti e istituzioni. Hai detto il velodromo di Mondichiari, per chi non è avvezzo al ciclismo ricordiamo che il velodromo di Mondichiari è sicuramente uno dei più importanti in Italia, il più importante, base di allenamento della squadra di ciclismo su pista, che poi abbiamo visto sì, andare benissimo alle Olimpiadi, quindi benissimo, sia certo, maschile che femminile, Filippo certo, Ganna, ecco, tra gli altri, e quindi sicuramente un bel incentivo. Trofeo multidisciplinare che noi come Super G, come emittente, abbiamo seguito l'anno passato, l'edizione 2023, quello che ci ha stupito in particolar modo è che poi era veramente racchiuse tutte le discipline, multidisciplinare in tutti i sensi, perché sì, c'era il cronometro, la giornata finale al cartodromo, quindi tipo pista. Sì, diciamo che noi vogliamo prendere tutte gli aspetti del ciclismo, volevamo inserire già da quest'anno il ciclocross, non ci siamo riusciti per non aver raggiunto degli accordi con degli enti, quindi poi dopo l'organizzazione è fatta da molte tappe, molti aspetti, quindi se salta uno step poi non viene fuori la manifestazione. Però noi non demordiamo, quindi speriamo di nel 2025 di poterla inserire, quindi ciclocross, mountain bike, pista. Dico pista perché adesso hanno riaperto ad Avezzano e se facessimo lì al velodromo sicuramente ci saranno più persone, più atleti che verranno. Il tipo pista è affascinante perché lì al cartodromo questi ragazzi insomma rievoca un po' la pista, ma poi toccare i cordoli con la bicicletta, quindi sono affascinati da questa cosa, però insomma il velodromo è il velodromo. Sì. Allora affrontiamo l'argomento enti, perché voi ci mettete grande passione per organizzare queste manifestazioni. Il ritorno è tanto, perché abbiamo detto che c'è tanto pubblico, vengono ciclisti e corridori da tutta Italia, anche a livello internazionale, abbiamo detto prima, e vi supportano. Allora, è un tasto dolente perché ci sopportano, c'è stato un comune dove abbiamo fatto il quartier generale, il comune di Nereto, dove ha fatto una scommessa su una novità in realtà, l'abbiamo scelto per la centralità, la posizione geografica e anche per un discorso, loro hanno una storicità nel ciclismo Nereto, devo dire che ci hanno creduto su questo progetto, hanno dato quello che potevano dare, quindi ecco, quando c'è questa sinergia la manifestazione viene bene. Il discorso dell'ente è che sostanzialmente è il finanziatore più grande, per quanto possa essere, perché poi alla fine parliamo
di soldi, cioè l'investimento è quello. Per organizzare ci vogliono soprattutto quelli. Ci vogliono quelli, ci vogliono. La passione c'è, però. C'è, però ci vogliono i soldini. E come dico a tante persone che magari non conoscono questo mondo, mi chiedono: ma gli atleti non pagano una quota di iscrizione? No, quello lo fanno gli amatori, nelle gare amatoriali, mentre invece i ragazzi o i professionisti o comunque gli agonisti non pagano, anzi molte volte per far venire delle squadre importanti dal nord, io dico devi quasi coccolarli, cioè dare loro un riconoscimento, una scontistica negli alloggi, perché altrimenti loro non hanno interesse a fare 600 km, anche uno stress fisico per gli atleti, ma le gare al nord ci sono tutti i giorni. Quindi allora l'ente è qui che diventa importante, cioè un investimento che fa non lo fa per la manifestazione, ma lo fa per il territorio, in quanto creando una manifestazione importante, e questo trofeo, avendo registrato il format Area 259, lo è, lo può diventare, è un potenziale format come potrebbe essere una Tirreno Adriatica. Quindi per portarla a quel livello ci vogliono investimenti importanti. Però che riscontro ha una Tirreno Adriatica? Sicuramente ha un riscontro sul territorio importante. I media, la permanenza sia degli atleti sia della carovana in toto. Quindi questo porta a un discorso di medio e lungo termine sul territorio. Ecco perché gli enti sono importanti. Se investono, allora io racconto sempre la storia che ha avuto Tortoreto. Ha investito negli anni con il giro, con la Tirreno, sì. E sai benissimo che io sono una guida ciclosportiva e con la DMC vado a fare le fiere del turismo proprio. Io devo dire che sopra il desk, quando mettiamo i dépliant di molte associazioni, i turisti chiedono Tortoreto. Questo che significa? Che l'investimento che hanno fatto a livello proprio di ciclismo è duraturo. Ma perché il ciclismo? Perché il ciclismo è l'unico sport che va in mezzo al popolo, non è il popolo che va in mezzo allo sport. Cioè io per vedere una partita da tennis devo andare sul campo, il calcio deve andare sullo stadio, e i media mi fanno vedere i numeri di una Champions League a livello mediatico sono maggiori di un Giro d'Italia. Ma chi è che ti mostra il territorio? È il Giro d'Italia. Cioè molte persone vedono dei paesaggi, degli scorci che magari nemmeno conoscevano grazie al Giro d'Italia. Quindi questo format non vuole sostituire nulla, non c'è questa ambizione, ma l'ambizione di portare comunque un format a livello, alla pari. Ed è fattibilissimo. Perché? Perché è un format nuovo, è un format dove le squadre lo ricercano. Ripeto che quest'anno sono venute squadre continental femminili, perché abbiamo fatto anche una squadra femminile. Una gara femminile, e per chi non è del settore, una continental è come una serie C di calcio, diciamo così, ecco. Quindi al professionismo, non è una partita di terza categoria, ecco, con tutto il rispetto, sì, sì. Però era per far capire, perché poi dopo ci sono squadre professional e World Tour, che sarebbe la Serie A, per fare un accostamento. Quindi grazie a questo format si potrebbe crescere tanto, ed ecco qua ritorniamo al discorso degli enti. Quindi se ci credono e sono disposti a investire, sicuramente raggiungeremo degli ottimi risultati, sono convintissimo. Perché poi soprattutto vediamo anche nelle grandi corse a tappe, scusami, devo vediamo in televisione, ma ci mancherebbe, il pubblico c'è sempre, non solo nelle tappe che magari uno reputa, oddio, questa è la classica tappa di montagna, allora la gente sulle strasse, quelle gare c'è sempre, soprattutto si uniscono i popoli, si uniscono i tifosi, certo.
tranne salvo qualche episodio, ma lì sempre, ma sono sempre molto sporadici nel ciclismo da questo punto di vista. E poi, e qui parliamo anche del convegno che si è tenuto qualche settimana fa, qualche giorno fa, in rete alla Sala Allende, si parla di un convegno appunto per promuovere lo sport, il territorio tramite appunto il ciclismo, perché crea turismo. E certo, io riporto, ho fatto questa presentazione, abbiamo fatto al territorio, io ho riportato dei numeri così, giusto di qualche format, e dico sempre che quando mi dicono, mi viene da sorridere, ma il Trentino, la Toscana, il Trentino rispondo che ha due gambe, l'abitante del Trentino ha due gambe, due braccia, una testa come noi, semplicemente la testa riesce a, perché per un discorso di sopravvivenza loro hanno capito che dovevano destagionalizzare, quindi solo con l'inverno non potevano vivere, la neve, erano cambiate le stagioni, andava a scemare, e quindi con il ciclismo hanno creato il loro pane quotidiano, passami la parola, e per esempio c'è la Iro, la Maratona delle Dolomiti, che mandano in diretta su Rai 2, mandano. Lì fanno numeri di 10.000 iscritti, non presenze, cioè l'iscritto significa il corridore, poi dopo il corridore ne approfitta per portare la famiglia, ok, quindi se facciamo per tre sono 30.000 persone che stanno lì per una settimana, cioè sono numeri importanti che per un territorio credo sia insomma un veicolo insomma di crescita volendo. Straordinaria, quindi io al territorio, sai benissimo, il nostro territorio abbraccia colline, montagna e mare, io dico che il ciclismo può dare questa opportunità, non c'è solo il Giro d'Italia, non c'è solo la Tirreno Adriatica, ci può essere anche un nuovo format facendo destagionalizzazione, perché il ciclocross si fa da novembre anche ottobre fino a febbraio e quindi possiamo scegliere delle date, le altre date le possiamo fare da febbraio fino a ottobre, quindi ci può essere sempre movimento, oppure come abbiamo provato quest'anno a raggruppare tutto in una settimana in modo tale che le squadre vengano e vivano il territorio. Vivano, diciamo, gli accompagnatori, perché poi l'atleta, finita la gara, sì, va sì, a dormire, sì. Però è una permanenza per più giorni sul territorio, dove molti possono apprezzare. L'anno scorso, dove c'eravate anche voi, c'era una famiglia pugliese dove è rimasta straordinariamente proprio colpita dall'accoglienza, ho dato anche una mano a trovare la location per rimanere più giorni, loro ci sentiamo, mandano gli auguri per Natale, quindi sono rimasti, un rapporto si è creato quel rapporto proprio perché sono rimasti, che poi la Puglia è un competitor dell'Abruzzo, però sono rimasti colpiti dal territorio, dal format, un po' da tutto, che poi quindi anche, questo fa piacere. Poi anche l'atleta, è vero che in quel lasso di tempo, in quello momento specifico viene a gareggiare, però magari quando andrà prima o poi in ferie certo. Per le sue vacanze la metà, ma io dico sempre che comunque vada, il passaparola è sempre la migliore pubblicità che ci sia, quindi magari l'atleta che viene qui vede, magari cresce, è un allievo, c'ha 16 anni, ma torna a casa, racconta al compagno di classe, io sono stato bene, ho visto questo e quell'altro, il compagno racconta ai genitori a catena, quest'anno sai vogliamo andare in Abruzzo, o comunque sì, sul nostro territorio. Ed è quello il volano, cioè lì bisogna puntare. Fra qualche minuto torneremo a parlare di attività della R259 perché ancora non abbiamo finito, però approfitto che questa mattina proprio sul quotidiano Il Messaggero c'è il campione del mondo Pogačar, che chiude una stagione dove ha vinto praticamente tutto, anche le Olimpiadi. Il fenomeno.
dicono al doping da stupidi rischiare la salute, è lo, certo, lo stesso argomento di sempre poi. Certo, certo. Beh, lui molti gli puntano il dito perché poi quando sei un fenomeno, insomma, sei sul mirino di tutti. Lui appunto, essendo un fenomeno, non ha nessuno scopo per doparsi, perché ha il motore già di per sé, e doparsi sarebbe oltre sciocco per lui, per la salute, ma sciocco per la sua immagine, per il movimento totale, per tutto, per essere credibili. Quindi giustamente fa un'affermazione dove è un messaggio anche per le generazioni future, cioè non tutti possiamo essere Pogacar, ma tutti possiamo lottare per lo stesso obiettivo. Poi io arrivo quinto, sesto, settimo, l'importante, come diceva Sembroni, l'importante è che io ho lottato per quella maglia, ho lottato, quindi per la tua squadra hai dato il massimo, perfetto, è quello che dà la forza per andare avanti, cioè l'amore per quello sport. Stai praticando calcio? L'amore per quello sport. Stai praticando ciclismo? L'amore per quello sport. Ecco, il messaggio di Pogacar vuole essere quello sostanzialmente. Veniamo a parlare del laurea di 200 secondi notte, perché poi mi ha colpito una frase: il vostro obiettivo è sempre ovviamente focalizzato sui giovani, far crescere i bimbi in un ambiente sano. Sì, perché allora in teoria qualsiasi sport è sano. Poi dopo ci sono, poi si parte notoriamente sempre con la bicicletta, scusami, se perché poi la bicicletta è sempre di fatto insieme al pallone probabilmente il primo regalo che si fa, il primo giocattolo è il primo regalo, solo che poi crescendo nella società odierna si abbandona la bicicletta e si va più sui giochi, esatto, e allora il cellulare, queste cose qua, anche se tendenzialmente sto vedendo nelle scuole, perché faccio con la scuola, essendo tecnico, molti progetti federali, uno di questi si chiama Sicuro in Bicicletta, e sto vedendo che un po' per fortuna, a mio avviso, stiamo tornando indietro, quindi questo cellulare viene regalato in età più avanzata, non proprio da piccoli, e probabilmente li stiamo salvaguardando questi giovani. Tutti gli sport sono sani di base, e poi ci sono degli ambienti più che lo sport, quindi non è da puntare il dito sullo sport, ci sono degli ambienti dove magari il linguaggio, i rapporti, perché quel tipo di sport porta al nervosismo, al non è il semplice sfottò. Io per esempio potrei dire dell'atletica, del karate, mio figlio fa il karate, è una disciplina di rispetto per l'avversario, ma idem abbiamo visto degli episodi nel ciclismo dove magari sono state passate delle borracce, sono state, cioè, no, sì, sì, voglio dire, anche tra certi rivali, rivali, e sono dei, ci riferiamo al mondo attuale, non solo sempre alla celebre immagine Coppi e Bartali, e questo è bellissimo perché manda un messaggio che se i giovani riescono a coglierlo, cioè di altruismo, rispetto dell'avversario e riconoscenza, sono dei valori basilari che poi serviranno alla vita futura, perché l'atleta magari a un certo punto si fermerà e dovrà avere delle basi per vivere, e queste sono basi. Sono. Per quanto riguarda poi, c'è un progetto importante, quello di costruire una scuola di ciclismo riconosciuta dalla federazione. Sì, stiamo aspettando dal comune, poi quest'anno ci sono in parecchi comuni della vallata, ci sono state le votazioni, e ogni volta che ci sono le votazioni purtroppo c'è sempre quel rimescolamento, giustamente il nuovo insediamento, la nuova amministrazione deve prima ambientarsi, regolarizzare un po' i conti, è comprensibile, e stiamo ritornando
per usare un termine calcistico, all'attacco, chiedendo insomma degli spazi sicuri, perché per essere riconosciuta scuola federale ci vogliono degli spazi sicuri, quindi recintato, comunque con dei servizi e via discorrendo. Quindi se possiamo, cioè, non dico se possiamo avere, proprio se potessimo avere una struttura del genere, probabilmente si riesce a lavorare meglio, ecco, e probabilmente i genitori sono più propensi a portare i figli a fare ciclismo, ecco. Parliamo anche della scuola di ciclismo, perché è aperta dai 6-16 anni, sono i gadget per i primi 30 iscritti. Oggi, tra l'altro, essendo un sabato, alle 15 c'è l'appuntamento. Oggi c'è l'appuntamento di apertura, facciamo l'apertura, penso che posso dirlo. Come non ci manca, a Sant'Egidio, zona Paolo Antonio, Sant'Egidio della Vibrata. E la prova è gratuita, facciamo un percorso con i coni, quindi magari i bambini sia piccoli che grandi possono provare, vediamo, poi dopo se decidono di intraprendere questo sport, di cominciare, si stabiliranno degli orari e degli appuntamenti fissi ogni settimana, ma la scuola si propone come scuola multidisciplinare. Anche cioè, perché si parla anche di palestra e piscina. Esatto, infatti io l'anno scorso purtroppo dalla vecchia amministrazione non sono riuscito ad avere la palestra a disposizione, ma chi veniva faceva quantomeno piscina. Che è uno sport, sembra diverso, ma ha dei fini utili poi dopo anche al ciclismo, tipo l'ampliamento della cassa toracica, perché aiuta a fare quello il nuoto. Insomma, vuole essere una scuola, non dico a 360 gradi, ma più completa possibile, ecco. Quindi oggi ricordo alle 15 l'appuntamento a Sant'Egidio, lì alla zona ex fiera, a Paolo Antonio. Mi portate solo bicicletta e casco, che poi bicicletta e casco, e speriamo insomma che si appassionino questi bambini. Devo dire che negli anni, facendo questo progetto Sicuro in Bicicletta a scuola, parecchi bambini sono stati affascinati da questa cosa della bicicletta, perché essendo il primo giocattolo poi l'hanno parcheggiato, lo stavano riscoprendo con questi esercizi, con queste cose, perché dopo il fine era l'educazione stradale sostanzialmente, perché poi ai bambini dico è anche il mezzo ecologico, voi avete vissuto il Covid, la chiusura, ok? Per dirla in italiano, se domani mattina per qualsiasi motivo ci dovesse essere una legge dove non vi potete spostare con qualsiasi mezzo a motore, due sono le cose naturali, il cavallo e la bicicletta. Dico quindi, o torniamo al cavallo come i cowboy o la bicicletta. Ma io vado a piedi, sì, ma se dobbiamo fare 4 km, 5, ma se io devo fare Sant'Egidio, Roseto, mi sembra un po' improbabile, quindi calcolo i tempi, quindi poi dopo i bambini sono affascinati da questa cosa, da questi discorsi e apprendono. Credo che magari i genitori molte volte sono un po' più resti, perché purtroppo le notizie sui giornali di tutti i giorni, investito quel ciclista, quel pedone, è un po', uso un termine forte, una giungla. Però io voglio rassicurare tutti i genitori che non portiamo i bambini su strada, quantomeno per adesso, nel momento in cui decideranno di, in età più avanzata, di proseguire e cominciare a fare anche le gare su strada, poi dopo si cercherà in grande sicurezza, esatto, si cercherà di fare dei percorsi sempre un po' più sicuri, altrimenti diciamo che cominciamo un po' con la mountain bike, perché anche lo sport che, accostandola alla natura, è anche più divertente, per cui insomma li voglio rassicurare sotto questo aspetto, non è che li buttiamo in mezzo alla strada come carne da macello, insomma, però speriamo che vengano, ecco.
Grazie, grazie a Silvio Cappelli, team manager dell'area 259, la società di ciclismo. È stata una bella chiacchierata, abbiamo affrontato un po' tutti gli argomenti. Sì, ecco, io spero che questo format possa esplodere per il nostro territorio, perché non nego, ci sono state già degli avance, non vogliamo essere la Premier Femme Area 259, ma devo dire che altre regioni stanno nutrendo l'interesse giusto che merita questo format. Lo merita, perché è una cosa innovativa. Esatto, innovativa. Soprattutto veramente multidisciplinare, perché veramente si parla di tutto, esatto. Strada, pista, mountain bike, cross, cronometro, un po' tutto. Esatto, certo. E quindi speriamo che cresca, e che cresca anche la scuola, ecco, perché il movimento in Val Vibrata un po' è andato a scemare negli ultimi anni. Quando ero piccolo io c'era, ogni paese aveva una squadra di ciclismo, si gareggiava sulle strade di ghiaia, ricordo, però poi nel tempo, adesso forse sono di parte, ma non esiste solo il calcio. È vero. Grazie a Silvio Cappelli, grazie a voi di avermi invitato, ovviamente per le prossime puntate, per affrontare altri argomenti e per magari vedere come è andata a finire storia. Grazie, sarà un piacere. Grazie a Fabio Fedeli dietro la telecamera, grazie a Cristian De Luca in regia, grazie a voi tutti che ci avete seguito, e Colazione tornerà puntualmente lunedì mattina. Grazie, buon fine settimana. Buon fine settimana.